Abbiamo ascoltato il brano della risurrezione secondo il capitolo 28 del Vangelo di San Matteo, che contiene una particolarità anzitutto rispetto agli altri Vangeli, sia il racconto della risurrezione che peraltro anche il racconto della morte di Gesù, ossia il particolare che in occasione della risurrezione di Gesù ed in occasione della morte di Gesù, adesso andremo a rileggere un versetto per collegarlo a quanto detto nel Vangelo, c'è un terremoto. Maria di Magdala e l'altra Maria vanno a visitare il sepolcro ed ecco che vi fu un gran terremoto. Un angelo del Signore, sceso dal cielo, si accostò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. Quindi c'è un terremoto e San Matteo ci dice esplicitamente che la pietra non l'ha rotolata il Signore nell'uscire dal sepolcro, ma l'ha rotolata un angelo. In occasione della morte di Gesù, basta andare in qualche versetto precedente, Gesù emesso un alto grido, spira. Capitolo 27, versetto 51, Matteo così scrive: ed ecco, il velo del tempio si squarciò in due da cima a fondo, la terra si scosse e le rocce si spezzarono, i sepolcri si aprirono e molti corpi di santi morti risuscitarono. E attenzione, uscendo dai sepolcri dopo la sua risurrezione, entrarono nella città santa e apparvero a molti. Già questo fatto è emblematico. Il terremoto non è soltanto la reazione, nel caso della morte di Gesù, evidentemente inorridita di parte della creazione dinanzi alla tragedia del deicidio, ma c'è anche chiaramente un significato, a mio avviso, simbolico, cioè la morte di Gesù è un terremoto che causa degli eventi assolutamente sconvolgenti, cioè i sepolcri si aprono e alcuni corpi di santi morti risuscitano. La Chiesa non si è mai pronunciata, che io sappia, autorevolmente su questi versetti, ma è ovvio che da questi si può tranquillamente inferire, fino a prova contraria, che ci sono dei santi che sono una sorta di primizie, che hanno avuto il giorno della morte di Gesù e poi nella risurrezione la grazia di poter risuscitare, e non sembra potersi intendere questa cosa al modo della risurrezione di Lazzaro, cioè sono risorti, sono apparsi e poi sono morti un'altra volta. Il contesto sconsiglia un'interpretazione del genere, perché dopo la risurrezione di Gesù avviene questa manifestazione, per cui c'è da pensare che le primizie dei santi hanno goduto di ciò che tutti godremo alla fine del mondo. Sapete che sulla base di questi versetti c'è una pia credenza che è stata tenuta da santi dottori e da santi papi anche, circa l'assunzione al cielo di San Giuseppe, cioè che San Giuseppe sta in cielo non soltanto con l'anima ma anche con il corpo. Chissà se è stato coinvolto anche Mosè, se è stato coinvolto anche Abramo, non sappiamo chi sono questi santi morti che però hanno avuto questa primizia, no? In ogni caso, l'altro evento sconvolgente è la risurrezione, quindi la discesa dell'angelo è preceduto da questo nuovo boato, no? A farci capire che qui succede qualcosa di grande, che sconvolge l'ordine del cosmo, è qualcosa di veramente importante. E vedete però, proprio il Vangelo di Matteo era proprio il Vangelo che usavano per fare le grandi catechesi, no? Il suo aspetto era come la folgore, il suo vestito bianco come la neve, sono immagini che rievocano la trasfigurazione, no? Quindi c'è un essere celeste che infatti incute spavento. L'angelo le calma e c'è l'annunzio. Quindi, la tomba vuota,
il fatto che la pietra è stata rotolata da un angelo e una parola. E l'annuncio, so che cercate Gesù il crocifisso, non è qui, è risorto come aveva detto. E venite a vedere il luogo dove era deposto. Quindi non vedono Gesù risorto come sempre, ma vedono il segno della tomba vuota, odono un annunzio. Qui c'è sempre il tema mai sufficientemente ribadito, che la fede viene dall'udito. San Paolo lo scrive, fides ex audito, la fede viene dall'ascolto. C'è bisogno di qualcuno che ti annunzi una verità e ti metta in condizione, ti dia dei segni in base ai quali quella verità è credibile, anche se non è incontrovertibile, e tu devi decidere se crederci o non crederci. È sempre così. Dopo, altro particolare molto importante del racconto di Matteo, dice, andate a dire ai suoi discepoli, vedete, anche loro devono portare un annunzio, solo che vedete che le donne, quindi Maria di Magdala e sicuramente c'erano anche le altre che erano sotto la croce, dicevano un annuncio angelico, che è un annuncio importante, perché insomma gli angeli non è che vanno a dare gli annunci ai primi che capitano, lo dicevano dagli angeli perché se lo sono meritato, con la loro fedeltà a Gesù crocifisso. Gli apostoli non c'erano sotto la croce, salvo San Giovanni. E quindi ricevono, come è giusto che fosse anche per un po' di umiltà, l'annuncio dalle donne, che a quei tempi insomma era molta umiltà. E che annuncio? È risuscitato dai morti e ora vi precede in Galilea, là lo vedrete. In Galilea, questo è un altro aspetto importantissimo del Vangelo di San Matteo. Cioè, dopo la risurrezione, e questo dobbiamo farlo tutti, tu devi ricordare, ripensare a tutto quello che Gesù ha detto e ha fatto, e dopo la risurrezione, quindi dopo che hai visto che tutto quello che ti ha detto si è compiuto, dopo che c'hai, come dire, il segno definitivo e supremo del fatto che Lui è Dio, dovrai ripensare a tutto. E mettendoti bene in testa che ogni sillaba del Vangelo, ogni minimazione che quello che sembrava un uomo come tutti gli altri ha fatto, pesano una tonnellata, perché è parola di Dio, è azione di Dio, fin nei minimi dettagli, ecco perché è andata in Galilea. E vanno in Galilea. Qui c'è una parentesi che è stata omessa nella lettura, che è la parentesi in cui San Matteo racconta, da buon grande scrittore qual era, il fatto della corruzione dei soldati da parte dei giudei per andare a dire in giro che Gesù non era risorto, ma che l'avevano trafugato i discepoli. E poi, appunto, il Vangelo si conclude con quel brano che abbiamo letto, che sono i versetti 16-20, dove c'è l'incontro di Gesù in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro fissato. Non sappiamo che monte fosse, il monte della Beatitudini, il monte Tabor, boh, ecco, c'è un po' di discussione, non ha importanza, è importante che si trova in Galilea. A me piace pensare, personalmente, ma è proprio un fatto del tutto personale, che sia il Monte delle Beatitudini, sarebbe molto significativo se Gesù fosse apparso lì, no? Perché nel Vangelo di Matteo c'è proprio il discorso della montagna, che è proprio la magna carta del cristianesimo, che sono i capitoli 5, 6 e 7, che bisognerebbe impararli a memoria, rigo per rigo. Cioè, quindi, vi ricordate adesso, mettetevi bene in testa queste cose, l'amore al nemico, le beatitudini, guarda una donna per desiderarla, il digiuno, la preghiera, la casa costruita sulla roccia, tutte quante quelle cose meravigliose di mettere in capitoli stupendi, ecco. Quando lo videro gli si prostrarono innanzi, vedete, alcuni però ancora dubitavano. Quindi hanno sentito,
sono andati, adesso se lo vedono davanti, vedete, dubitavano. E come mai che dubitavano vedendo solo davanti? Interessante, eh? Cosa dice Gesù quando nell'episodio del ricco e burlone del povero Lazzaro, quando il burlone gli dice: no, guarda, per favore, manda qualcuno dei miei che devono dirgli che l'inferno esiste. Che ce li manda a fare? Sono già Mosè e profeti, sta scritto nella Bibbia che l'inferno esiste, non c'è bisogno che ci vada uno. Dice: no, 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 ma se ci manderai uno che ti risorge dai morti, a quello gli crederanno. Cosa risponde Gesù? O meglio, cosa fa rispondere attraverso il Vangelo? Se non credono a Mosè e profeti, nemmeno se uno risuscitasse dai morti, saranno persuasi. Paradossalmente potremmo avere più fede in noi, in Gesù risorto, che chi l'ha visto. Potremmo crederci di più, perché il problema non è vederlo, perché anche dinanzi alle cose soprannaturali, cioè, si rimane sempre, l'abbiamo sentito anche nel Vangelo della Messa di oggi, no? Quello che vedeva davanti, cioè, a un certo punto mangia per persuaderli, ma la cosa importante è tutto quello che c'era prima, risorto come aveva predetto, ricorda di quello che è successo in Galilea e meditalo bene. Ecco, dopodiché Gesù afferma: mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra, e proclama la ragion d'essere della Chiesa. Questa la dobbiamo mettere tutti bene in testa, a partire da preti, sinceramente, vescovi e tutte le gerarchie. Deve essere sempre molto chiaro. Andate, ammaestrate le nazioni. Battezzandole, perché veramente il testo greco non dice semplicemente ammaestrate, ma è fate discepoli tutte le nazioni. Quindi fate in modo che tutti diventino miei discepoli. Poreutzentes un mateteusate pantata etne. Mateteusate significa proprio letteralmente rendere discepolo. Proprio letteralmente. Battezzandole, quindi, la prima cosa, le rendi discepoli come? Attraverso la predicazione, il primo compito che hanno i ministri della Chiesa: predicare. Il secondo è, perché la predicazione suscita l'atto di fede, la conversione. La conversione deve essere sigillata dal battesimo, se uno è un pagano, se uno è un cristiano pagano, noi oggi siamo pieni zeppi, c'è di gente che è stata battezzata ma poi fa tutt'altra vita, il sigillo è la confessione, specialmente la confessione generale. Dopodiché, una volta che uno ha lasciato il peccato, altro compito fondamentale, insegnando loro ad osservare tutto ciò che io vi ho comandato. Vedete, no? La dottrina, fate discepoli ammaestrate, i sacramenti, battezzate, mezzi di grazia, e la morale, insegnate loro ad osservare tutto ciò che vi ho ordinato. Basta, non occorre altro. Non occorre altro. Oggi, sapete in quanti si lamentano che il prete non è un buon compagnone, non sta in mezzo alla gente, non fa questo, non fa quell'altro. Per carità, non sono cose cattive, no? Ma sta in mezzo alla gente a fare cosa? Punto interrogativo. Perché se sta in mezzo alla gente come stava Gesù quando andava a fare i pasti con i pubblicani, per carità, perché per mezzo alla gente incontrarli a casa loro, perché preferiscono essere ammaestrati a casa loro, va bene, ma non vai in mezzo alla gente per fare il compagnone, d'accordo? O per essere come loro, perché non c'è, diventa sale che perde il sapore. E se la gente vuole questo, non c'è la pazienza, ha sbagliato, come dire, obiettivo da andare a cercare. Ecco, e infine l'ultima cosa del Vangelo di Matteo, ce l'abbiamo qui davanti: io sono con voi tutti i giorni.
la fine del mondo. Gesù è fedele alle sue promesse. Dio è fedele sempre alle sue promesse. L'ha detto, questa non è una metafora, perché Lui è con noi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Se abbiamo la grazia e la fortuna, qui in questo paese ancora c'è, di avere una chiesa ufficiata, dove c'è un sacerdote che fa scendere l'Eucaristia, Gesù è notte e giorno qui. Ovviamente in attesa di poter dare tutte quelle grazie e consolazioni che dà con la sua presenza reale, deve essere sempre onorata e rispettata da tutti.